Allora, dicevamo, quando ho la mia funzione seno di omega t meno un numero per x meno un altro numero per y, so, per dire seno di 5t meno 2x meno 3y. Adesso che 2 e 3 è un caso, c'entra niente, l'ho scelto completamente a casaccio questi tre numeri. Allora, questo è il vettore kx, questo è il vettore ky, scusate, la componente kx e questa ky di un vettore che quindi ha due componenti che sono fatte lungo x e lungo y, una c'ha 2 e l'altra ce ne ha 3, quindi la mia onda si sta propagando in questa direzione, sono dei fronti d'onda fatti così. Quindi questo viene chiamato vettore d'onda, proprio quello che ha queste due componenti. Poi, se siamo fortunati in una dimensione, vabbè, rimane soltanto k, uno non sta a scriverci neanche la x, lo chiama k e basta. Però diciamo che se mi propago in più dimensioni, la logica è questa, se sono tre lo stesso, ci sono tre componenti. Questo per le onde piane. In pratica quindi questo viene scritto k scalar r. R è il vettore x, y, z e k ovviamente è il vettore con le componenti kx, ky, kz. Allora, questo è un R, forse non si vede bene, ma è un R, questo è un K, vuol dire raggio, insomma, il raggio vettore. Viene scritto così. D'altro canto, io ho la situazione che è molto frequente delle onde sul mare circolari, sferiche nell'atmosfera, e queste sono descritte invece da omega t, sempre dentro questa parentesi, meno il modulo di k per il modulo del vettore r, quindi è un prodotto tra i due moduli. Questo per descrivere una propagazione che è radiale, a allontanarsi da un centro. Quindi in quel caso io avrò una roba scritta del genere, questo R non è né X né Y né Z, è una combinazione delle coordinate che mi dà, è la distanza dal centro da cui sono state emesse le onde. Può essere anche che non sia l'origine, insomma, tra l'altro, a questo punto, è dove ho tirato il sasso. Quindi in quel caso io avrò seno di questo. Quindi non so, seno di 3t meno 4r. Di nuovo, la velocità è sempre il rapporto tra questo e questo, e come anche in questo caso qui, tra questo e il modulo di questo vettore k. In questo caso ci capita più di frequente, in realtà, per cui diciamo tra questo e questo. Se volete, è un altro caso unidimensionale questo, solo che la dimensione in cui si sta propagando l'onda va presa come una dimensione di allontanamento dal centro, invece che di molto lungo una corda. Allora, quindi mi pare di aver detto tutto su queste belle onde a livello di cinematica. Abbiamo detto quello che c'è dentro l'argomento, cioè omega t che c'è sempre, se no non abbiamo l'onda perché deve dipendere dal tempo, meno una roba che può essere un k scalare r per le onde piane, un kr per le onde sferiche o circolari. R può essere su un piano oppure può essere nello spazio, oppure semplicemente se qui c'è una sola dimensione in gioco, lo chiamo k per x e basta, k per z, k per y, quello che volete, ma insomma c'è una sola componente. Poi ovviamente abbiamo una funzione che ci dà l'oscillazione, poi abbiamo una roba che può essere uno scalare o può essere un vettore, nel qual caso c'è di mezzo un'ampiezza ma anche una polarizzazione, ossia come sono dirette le componenti di questo vettore. Poi eventualmente quando dovremo fare problemi di interferenza sarà anche uno sfasamento φ, qualcosa che mi dice che il nostro cronometro non è partito a tempo zero ma un po' prima o un po' dopo nel valutare i fenomeni che stanno succedendo. Quindi il riassunto sulla cinematica delle onde è questo qui. Questi mi dicono come l'onda si sta propagando, cioè che forma hanno i fronti d'onda in mare, nell'aria e così via. Questo
Questa mi dice che forma ha l'onda, quindi se oscilla in questo modo come sta, cioè in orizzontale o come sta oscillando. Questo ovviamente mi dà la forma, nel senso che ho scelto una sinusoidale, ma potevo combinarne tante alla Fourier per avere altre cose. Questa mi dice quanto sono un pochetto più avanti o più indietro al tempo zero. C'è uno sfasamentino che mi dice da che istante esattamente sono partito. Questa per la cinematica delle onde dovrebbe essere più che sufficiente. E in realtà in buona parte l'ho trattata, ma siccome questo è successo prima della sosta esami, meglio ripetere, perché chiaramente sarà tutto sparito chissà dove. Recuperiamo un altro argomento che è stato trattato e che ha a che fare con queste belle onde. Quando metto questa ampiezza, questa è una costante sta roba? Sì, no, forse. Questo abbiamo discusso ampiamente. Se le onde si propagano, se sono onde piane, è una costante. Allora, nelle onde vale la regola fondamentale che tutte le quantità associate all'energia, quindi la densità di energia, la densità di flusso energetico, sono proporzionali all'ampiezza dell'onda al quadrato. Se usate i fasori, metteteci il modulo, modulo dell'ampiezza dell'onda al quadrato. Se usate i numeri reali, va bene mettere il quadrato normale, come pari. Io metto sempre queste due sbarre, perché nel dubbio qualche volta ci sono i fasori di mezzo, allora nel dubbio metto le due sbarre, così non mi sbaglio. Comunque tutte le quantità sono proporzionali all'ampiezza al quadrato. Noi abbiamo discusso le situazioni in cui le onde trasportano energia, in cui il trasporto di energia avviene, come dire, lungo un tubo, quindi in questo caso le onde hanno fronti piani, lungo cerchi, lungo sfere, che perdonate il disegno è lo stesso di prima, però questi sono cerchi sulla superficie del mare, di un lago, di quello che volete, queste sono sfere nello spazio, comunque in un mezzo, in tre dimensioni. Abbiamo visto che quando si va in questa direzione così, se io ho un certo contenuto di energia che associo a questo, allora il primo presupposto è questo, il secondo è che l'energia è conservata. Spesso non è vero, ma in prima approssimazione, per i problemi che ci interessa, è stravero. Nel senso che possiamo completamente fregarci di energia che non è conservata. Esplode una bomba a una certa distanza da me, uno fa i calcoli con l'energia conservata e dice l'onda d'urto ti ammazza, probabilmente non si è sbagliato. Anche se l'energia non sia esattamente conservata, probabilmente se lui ha deciso così vuol dire che l'onda d'urto mi ammazza, se ha fatto i conti giusti. Quindi assumete che è conservata e non ve sbagliate. Allora, quindi questa cosa, l'onda si sposta, dopo un po' questa stessa energia contenuta tra la prima e la seconda onda è arrivata qui. È cambiata? No, non è cambiata, perché le onde viaggiano con la stessa velocità, quindi se c'erano 3 metri tra quest'onda e questa, il contenuto energetico è rimasto lo stesso. Attenzione, siamo sempre nello stesso mezzo, e se si cambia mezzo, allora quello che succederà è che possono accorciarsi o allungarsi le distanze, dobbiamo fare un ragionamento diverso. Adesso ragioniamo che siamo sempre sullo stesso mezzo in tutti questi discorsi qui. Quindi qui la distanza rimane la stessa, la quantità di energia è la stessa, allora anche le densità di energia e il flusso sono gli stessi, e quindi anche l'ampiezza è rimasta la stessa, visto che è il quadrato. Quindi in una situazione del genere l'ampiezza non cambia, è una costante. Nei problemi realistici spesso però abbiamo queste due situazioni qui. Cominciamo dal caso sferico. Abbiamo ampiamente discusso il caso sferico con fior di problemi e altro. Quando ho fatto i problemi di ripasso ci ho sempre messo qualche problema. Allora, nel caso sferico sostanzialmente la densità di energia e il flusso di energia sono proporzionali all'inverso del quadrato della distanza. Perché? Perché? Perché appunto in questi, se io considero per esempio, allora questa è l'energia contenuta tra due onde in particolare, questa si sta allargando, e se il disegno mi è venuto male sembra che si siano distanziate, ma la distanza tra la prima e la seconda è sempre la stessa, perché se sono onde acustiche viaggiano a 340 metri al secondo, la prima e la seconda, quindi non si allontanano una dall'altra.
Quindi la distanza così è rimasta sempre la stessa. Però questa regione, il volume di questa regione è aumentato proporzionalmente alla superficie della sfera, che è 4 pi greco per il raggio al quadrato. Quindi lo spessore, dovrei moltiplicare quella superficie per lo spessore. Però lo spessore è rimasto quello, invece questo è cambiato. E però noi abbiamo quel flusso di energia, o se volete la quantità di energia trasportata, deve essere sempre lo stesso. Il flusso lo possiamo scrivere come questo per la densità di flusso per la superficie. Il contenuto energetico totale contenuto da queste due onde lo possiamo scrivere come la densità d'energia per il volume. Entrambe queste quantità abbiamo visto che sono proporzionali al raggio al quadrato, ma siccome questi mi restano costanti, allora queste due, densità e densità di flusso, devono andare giù come 1 su R quadro, altrimenti niente, in modo che il prodotto dei due si cancelli. Quindi nel caso di onde sferiche abbiamo che intensità di solito è chiamata, insomma comunque la densità di flusso, il joule al metro, il watt al metro quadro, e la densità, il joule al metro cubo, questi vanno con 1 su R quadro. Allora, siccome queste due robe qui sono proporzionali all'ampiezza al quadrato, l'ampiezza è proporzionale a 1 su R, in modo che il suo quadrato sia 1 su R quadro, e quindi questa sia, per il principio che ho detto prima, cioè tutte le quantità energetiche associate alle onde sono proporzionali al quadrato dell'ampiezza. Con le onde marine non è esattamente vero, ma ne facciamo finta a questo corso che sia vero. Se fate un corso specializzato studierete che la potenza è leggermente diversa da 2, ma adesso in questo corso noi, per assimilare a tutte le altre, facciamo finta che sia vero. Quindi se vi arriva un'onda alta 1 metro, vi dà una sberla, diciamo vi dà una sberla 10. Se vi arriva un'onda alta 2 metri vi dà una sberla 40, non 20. D'accordo? Quindi quando fate un muro dovete tenere presente che doppia onda, quadrupla sberla, sulla base di questo principio per cui le quantità energetiche sono proporzionali all'ampiezza al quadrato. Ecco, nel caso delle onde piane, però, le onde piane si propagano su superfici che non sono sferiche, sostanzialmente sono dei cerchi per uno spessore in profondità. Spessore in profondità non cambia, la distanza, come al solito, tra due onde successive non cambia, quello che cambia è la lunghezza del cerchio. La lunghezza del cerchio è 2 pi greco per il raggio. Quindi stavolta il volume della regione interessata, allontanandosi dal centro, è proporzionale al raggio, non al raggio al quadrato. È come se fossero delle superfici cilindriche, in un certo senso, potete immaginarle come dei cilindri, la situazione sarebbe la stessa. I cilindri si allargano, ma lasciano. D'accordo? C'è un piccolo allargamento della superficie di base, ma non è quello che mi interessa, perché le onde comunque stanno propagando in questa direzione, non in questa. Il resto della superficie cresce proporzionalmente al perimetro del cerchio di base, e quindi proporzionalmente a R. Quindi in questo caso le quantità energetiche sono proporzionali a 1 su R, in modo che il prodotto densità d'energia per volume della regione sia, quindi queste qui, diciamo, sia la densità sia il flusso, sono proporzionali a 1 su R. Io le simbolizzo dicendo E, che vuol dire quantità energetica, non il contenuto energetico, quello è costante. Comunque sono proporzionali a 1 su R. E quindi l'ampiezza è proporzionale a 1 su radice di R. Quindi la nostra funzione A, che abbiamo messo davanti al seno, è una roba che è proporzionale a 1 su R, oppure 1 su radice di R, oppure costante per il caso di onde piane, circolari, sferiche.